a Bernardino! A mammone! Pure te ci stai! A Bernardino! Lo dicevo io che sentivo una puzza! E perché che te cachirose? Ah, che soddisfazione! È l'unica cosa onesta che famo! Shh, state zitto, se no non mi fa caga più! Perché io le cose oneste non le voglio fa! Sante parole! Ogni cosa onesta che ho fatto ci è scappato il morto. Ammazza che fio della mignotta che sei. Perché, te no? Sì, ma te l'hai ammazzato più di me, però. Ma che ho ammazzato? Se sono voluti far ammazzare. Allora pure i mia. Erano destinati, se rinascessero si farebbero ammazzare un'altra volta. Poracci. Poracci noi che li dovevamo ammazzare. Mi ricordo una volta quando stavo ammazzando anche Cardinali. E mentre gli davo l'ultima correllata mi ha detto. A Frignone. E io una volta ho ammazzato un duca. E mentre lo strozzavo mi ha detto a schiavo. Tacci su, a schiavo, io ho dato io schiavo. A schiavo. A Frignone. I padri eterni fanno i figli crocifissi. Ma che te credi che l'arte sono meglio di noi? Ammazza ammazza siamo tutta una razza. Come si dice? Dio ti scampi del verme del finocchio e dell'uomo che cieco d'occhio, dalla donna che porta la scuffia, dal vino che puzza de muffa, da un prete magro e da un maiale grasso, da un turbine di vento e da un frate che sta fuori dal convento, e da tutti sti trucidi liberi nos domine. Ma sì, siamo tutti lati, truffatori, papponi, mignotti, spie, ruffiani, ladri, cornuti, umbriaconi, farsi santi e pappolari. Senti sta stronzata. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Caro Cardinal Vicario, come va coi nostri orfanelli? Mangiano e bevono. Generale Gaudiglio, che ragguaglio ci date sulle vostre brave guardie? È un po' che non ne parliamo. Tutto bene, Santità. Me la raccontate poco giusta. Il nuovo colonnello svizzero, il primo provvedimento che ha preso, ha fatto prendere la purga a tutto il reggimento. A tutte 600? Sì, tutte 600. Oh, Gesù. Oh, Gesù. Adesso a name se ne ammagnà, è ora. M'è venuto un certo appetituccio. Oh, caro duca di Ronciglione, mi scordavo di informarmi sulla vostra bella chiesetta che avete eretto in nome della Beata Vergine. Come va, come va? Come si comporta il nostro bravo Don Anselmo a cui l'avete affidata? Vostra Santità, si salvicchia, si salvicchia. La Beata Vergine se l'ha portata in giro. La stava sempre a toccare, la stava sempre a toccare. Povero Don Anselmo, povero Don Anselmo, era così buono con noi, così educato, così rispettoso, che sembrava quasi in froscio. Beata Vergine, abbilo in gloria. Nicolino, ehi! Shh. Nicolino! Nicolino! Che non c'hai rispetto per i morti? Quello è mio marito e posso fare quello che mi pare. Quello che ti pare lo fai a letto con tuo marito, vaffanculo.
Ma, moglie mia, adesso bisogna pensare al successore. A uffa i piedi. Come camminano piano, sti scemi. Te l'avevo detto io di non venirci. Pazienza, Caterina. Pazienza, pazienza, Caterina. Stira le zampe. Pure ieri sera sua santità ha mangiato come un lupo. Ha cominciato con un piattino di prosciutto di montagna e poi un'insalatiera piena di rigatoni con la pagliata. Au, mette a paura a vederlo mangiare. E poi due bracciolette da bacchia scottadito con le puntarelle. Signore mio, ma dove la mette tutta quella roba? Io presi il piccolo libro di mano all'angelo e lo divorai, e alla mia bocca era dolce come il miele, ma quando lo ebbi divorato mi sentii pieno di amaro nelle mie viscere. Poi mi fu detto: è necessario che tu profetizzi ancora. Io vedo nel mondo attuale leggerezza, fatuità, incoscienza, perverso liberalismo e carne, soprattutto carne, e sangue su quella carne. Quanto sangue su quella carne! Caterina, che c'è? Come che c'è? Ti vedo strana. Starò diventa vecchia. Ma che dici? Quando faccio amore con te mi sembri un'estranea. Non riesco a capire che c'hai. Che vuoi capire? Eccomi qua. Bella sorca mia. Bella sorca mia. Bella sorca mia. Svegliati, ecco la chiave. Entrate, entrate, venite con me. Cari parrocchiani, innanzitutto ci corre l'obbligo di ringraziare il nostro benefattore, il qui presente Duca di Ronciglione. Adesso solo dobbiamo il fatto di essere riuniti in questa chiesa. Essa è stata fatta restaurare per sua bontà e per vostra comodità, perché voi uomini rozzi e villani poteste avere la possibilità di imparare a vivere in un modo più costumato e civile. Dunque,
quello che vi raccomando è santificare le feste, di vivere cattolicamente. Cioè, non rubate i pali delle vigne, non fate pascolare le bestie nei campi dei vicini e soprattutto non desiderate la donna d'altri. M'affaccio alla finestra e vedo l'ombre, vedo le mie miserie come so grande. Chiamo l'amore mio e non mi risponde. A voglia si ci risponde. Chiamo l'amore. Bella sorca mia, Caterina, Caterina, dimmi cosa c'è, che ti è successo? Ancora? Sì, sì, non mi sbaglio io, non sei più la Caterina di una volta. Ma che c'ho? Dimmelo te allora che c'ho. Darei 10 anni della mia vita per essere in grado di dirtelo. Sei sempre stata ipocrita, bugiarda, sfuggente, questo l'ho sempre saputo. Ma adesso è qualcos'altro, qualcos'altro. Amori miei, chi fa per primo? Chi fa per primo? Oh, accede, oh. Io no, ho appena mangiato. Vabbè, ci vado io, va. Amore mio, eri già pronto. Tu non devi vergognarti, Bertolina.
Devi aprirti con il tuo padre confessore. Tu lo sai, con una particolare cura dell'anima tua. Lo so, padre, lo so. Ora dimmi, come sono i rapporti carnali con tuo marito? Nicolino gliela molla. Ma i vostri contatti sono tutti secondo natura? Beh, qualche volta Nicolino dice, gira De Bertoli. E tu? E io faccio peccato, padre. E con gli altri giovanotti? No, padre. Neppure con il pensiero? Nemmeno, padre. E se qualcuno ti facesse qualche proposta? Gli direbbe di no. E se te la facessi io? Non saprei che dire. Ammetti che te lo chieda proprio. Oddio, padre, voi mi doveste rimproverare se faccio queste cose. E proprio voi volete far peccato con me. Sarebbe una cosa grossa. Che mi hanno detto che le femmine che fanno l'amore coi preti e coi frati poi all'altro mondo diventano cavalle del diavolo. Stupidella, queste sono storie che raccontano la vecchia intorno al focolare. Ma perché pensi che non sono un carne ed ossa come il tuo Nicolino? Sì, padre, siete pure meglio. Però... Però che? Non vuoi apparentarti con la chiesa? E come famo? Famo una cosa fatta bene, stai tranquilla, nessuno se ne accorgerà. Uno di sti giorni devo venire a benedire case e verrò pure a benedire casa tua. Questa casa tutta per me. Signore, benedici questa casa tutta per me. Andiamo da sta trovare. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodata. Benedici, Signore, questa casa e tutti coloro che gli appartengono. Tenete, mangiate. Mettetevi seduti di qua, faccio io. Mangiate le ciambelle. Squartate in brandelli, vedo fiumi di sangue. Scusatemi un attimo, signori, chiedo scusa. Vi ho fatto avvertire perché volevo parlarvi. Si tratta di una cosa delicata e della massima importanza per me. Dite, signor Duca, sono ai vostri ordini. Io so che siete il confessore di mia moglie e che lei viene ogni venerdì alla chiesa del vostro convento. È così, signor Duca. Vostra moglie è una solerte devota, signor Duca. Beh, non c'è nient'altro da fa. E qual è quella signora della buona società che in questi tempi non è vostra devota? Comunque, lasciamo perdere. Veniamo al nocciolo. Io so bene che la confessione è segreta e che mai e poi mai vi potrei chiedere di venir meno al vostro dovere. Vi ringrazio per la vostra stima, signor Duca. Ma io ho assolutamente la necessità di sapere alcuni segreducci di mia moglie. È impossibile conoscere il fondo di un'anima umana. Lasciamo perdere. Io non voglio, padre. Non voglio assolutamente che voi violate il segreto della confessione.
Questo no, però io potrei essere messo nelle condizioni di ascoltare. Ma com'è possibile una cosa del genere? Mi metto dentro il confessionale con voi. Brutto posto, signor Duca. Poi, ribatti. Arma, arma. Amico lì, te vorrebbe parlare. Aiutami un po' a portare sto cesto. Beh, allora che c'è? Amico lì, tu lo sai che ti voglio bene come una madre. Io ti ho portato in braccio. Io non voglio essere una maligna, no, per carità. Anzi, mi vorrei sbagliare per bene che te voglio. Quando la stata a fa lunga, ma che c'è? Ecco, il prete l'altro giorno è venuto a benedire le case. E in tutte le nostre case ci si è fermato un minuto. In nome del padre, del figliolo, dello Spirito Santo. E se n'è andato. A casa tua invece c'è stata un'ora sana. Non usciva più. I chirichetti l'hanno sistemati di fuori a mangiare i biscotti. De fuori la porta. E il prete invece... Albertolino, prepara ma roba. Un paro di pantaloni, il giaccone e tutto. Devo andare a Roma per 3 giorni. È ordine del Duca, che ci vuoi fare? È ordine del Duca. Eccola, eccola. Padre, padre, padre. Oh, signora duchessa. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. E allora, signora duchessa, quali peccati avete commesso questa settimana? Al solito, padre Matteo. Qualche volta ho trattato male la servitù. Sono stata sgarbata con quella povera servetta che mi fa tutti i piaceri del mondo, poverella. È proprio una santa. Aio. E poi? Ho peccato di invidia. Ma che volete, c'aveva un così bel cappellino la moglie dell'ambasciatore francese che non ho potuto proprio non essere gelosa. E poi? Mio marito. Qualche volta sono costretta a dirgli qualche piccola bucia. L'altro giorno, per esempio, a pranzo, gli ho detto che la carne era di manzo e invece era di vitellone. E quanto ai peccati della carne? Anche questa settimana ho tanto tradito mio marito. Con chi? Con chi? Come faccio a dirlo, padre? Voi lo sapete, con tanti. Quanti? Questa settimana 1, 5, 7, 11. Sì, 11. Una stella cadente. Fa un pensiero. Già l'ho fatto. Quante stelle. Saresti buono a contarle. E quando le hai contate che hai fatto? Quelle che so rimanono. Quanto ci dovremmo dormire sotto le stelle? A voi a contarle. Anicoli, e che cambia? Questa vita mantra che ci decide? Almeno famo come cazzo ci farà noi. È tanto grande il mondo. Mercoli.
Nicolì! No, Nicolì! Io a te te voglio bene, ma al prete gli potevo dire di no! A te non t'ammazzo, cammina. Reggi sto coltello a boia. Tiè. Taglietelo. Taglietelo. Taglietelo con le mani tue. Taglietelo con tutti e due i testimoni. Nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Amen. Che c'è? Che c'è di nuovo a Roma? Tutto bene, Santità, tutto bene. Gli orfanelli stanno bene, sì? Le guardie pure, mi pare, eh? Sì, Santità. Meglio così. E allora andamosene a mangiare. È l'unica piccola consolazione che ci rimane a noi poveri vecchi. Oggi Suor Cecilia mi ha preparato un piatto di ceci, ma certi ceci da far invenire la vista agli ciechi. E poi certe alicette con dei ricci di mare e un'insalatuccia cappuccina alla capricciosa. Suor Cecilia, Suor Cecilia! Ma che, si è fatto notte? Oddio! Oh. Vedo tu, sì. Oh, io mi sento male. Io muoio, si compiono le profezie. È giunta l'ora della tenebra. Quel maledetto frate, come si chiama? Fra Matteo. È lui che porta Iella con i suoi presagi. Vedo sangue, vedo morte. Vedo morte, vedo sangue. Che lo possi acciaccarlo? Mandatelo via da Roma, che vada a far profeta da un'altra parte. Ci siete tutti? Sì, vostra santità, ci siamo tutti. Allora preparatevi a venire con me nel regno delle tenebre. Tutti, tutti dovete venire con me. Senza meno, vostra santità. Tanto un secolo più, un secolo meno. Prego, signori. Facciano largo, escano. Sua santità ha bisogno di star tranquillo. Prego, signori. Eminenza, sono convinto di conoscere quello che state pensando. E che nome? Che nome sceglierete? Pio. Sì, Pio. Pio per posto suo. Suor Cecilia. Un bicchiere d'acqua.
Spogliati, dai, spogliati. È una nuova mania? Spogliati, dai. La viola, chiamatemi di frati della scala. Caterina! Caterina! Guarda! Guarda! Tanta la tela copre tutto. Chi è? Scusate. Niente, niente, fate con comodo. Quando arrivo non si regge. Ridete, ridete. Vorrei vedere a voi portarvela a spasso per 5.000 chilometri. Che lavoro fate, sormai? Ma che in giro i paesi a candele da mie prima morte mi guadagno i soldi. Senti. E vedete, miette già manato, riscaldami che lo sono a stramorte, e faccio mettere a manella pure a maronna che mi se la fa bisogna, e peccatore, ma che e loro pagano. E chi è schiatti in pace? Ah, ma allora ci guadagnate tanto con questo lavoro che fate? Ma forse, in questa borsa ci stanno i guadagni di più di 30 morti. Meno male. Ah, agio frenuto di cagà. Ah, e quando l'agio fatto? E dai a guadagnare soldi a Sormaè. Ma forse, adesso vado a questo paese qua vicino e speriamo che il signore mi faccia trovare un bello morto. Appena arrivo sulla piazza del paese, comincio a cantare. Ne signore, mannaggia, è meglio morte che mi muore. Ma Bernardino, senti quanto è fresca st'acqua. Mi ha sentì? A Bernardino, mica lo dovevo ammazzare, se io non ho ammazzato mai nessuno. Pure io non ho mai ammazzato nessuno. Prima ti avevo detto tutte bucce, che te credi? Tanto siamo in due, che ci vuole vaglia quel sacchetto? Noi non ti facciamo niente, ma dacceli solo, intanto ci servono più a noi che a te. Che? Ai!
Bernardino Gammardella, io decido a morte per domattina. Uno è 72, 73. Incoronato Chiappa, io decido a morte per domattina. Questo è 1,75 più o meno. Morti ammazzati. Mica siamo i primi, troppi ne hanno ammazzati. E manco l'ultimi. Bernardino ve saluta, donne! Quanto va fatto gode! Piagnete, piagnete per me! Quante corna, quante corna! Perché che lasci moglie? Lascio moglie, quante ne lasso de mogli dell'altri? A Guarcino, a Latre, San Buceto, Cave, Palestrina, Rocca de Papa, Riccia, Riccia, Runciglione, Zagarolo. Ma tu di che paese sei? Bella quando te fece mamma tua, credo che siete nanno in ginocchioni. Poi se mise l'angeli a pregare, bella d'avessi fatto come Rezzuli. Gente allegra, Dio l'aiuta. Al paese mio sono tutti allegri, pieni di salute, li possi ammazzarli. La mattina presto se arzano, se ne vanno in mezzo a quei bei prati, all'aria aperta. Te sbraghi sotto un figo, te ne stai lì come un pascià, libero. Sette bellezze c'ha da vena donna, prima che bella se possi chiamare, carta deve essere senza la pianella, e bianca e rossa senza la lisciane. La bocca piccolina, l'occhio bello, graziosetta deve essere parlare, larga de spalle stretta in cinturella, quella se può chiamare una donna bella. Che mangerà la sposa l'ultima sera, l'ultima sera. Che mangerà la sposa l'ultima sera, che mangerà. Aghiamone! La mangoccia di vino! No, no, non te lo do perché non hai mangiato! Agacchio, fai lo stronzo, Io non mangio, campo d'amore! D'amore? E con chi? Con le pecore! Con le pecore? Con le pecore! Sì, con le pecore, perché? Non c'è stato mai con le pecore? Ma che sei scemo? Ma scemo ci sarai te che non c'è stato mai con le pecore! Provaci, poi me lo dirai! Ma io ho una buona moglie, non mi serve! Una buona moglie? E che vuol dire? Una pecora è una pecora! E che lo mette la donna con una pecora? Non vedi questa? Sì, sì, di così te! Certo che sei pure un zozzo, Ma zozzo ce sei te,
Domandalo, domandalo a tutto il paese. E beh? E beh, Giovanni va con le pecore, Erbavoso va con le pecore, Matteo va con le pecore, Pasqualino va con le pecore, Pietro Erbavoso va con le pecore, Bugatti va con le pecore e c'ha moglie, El Sor Cacione va con le pecore e c'ha moglie. Ma che gusto ci troverete a queste povere pecore? Te l'ho detto, provaci, poi me lo dirai. E poi io con le pecore mie non ci avrei coraggio, dannato. No, 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 non io posso fare una cosa così alle pecore mie, porelle. C'è troppa amicizia. Fa una cosa, va con la pecora mia, ce n'ho una. E beh? Me la invidiano tutti, è una pecora cristiana. Dai, cacchioni. Basta che passi da qua. Ma no, no, no. Beata! Levi è subito, come una mignotta. No, no. Dai, tu sei fa beata e io una delle due. Dai, basta da qua, poi mi ringrazierai. E quanto le fa pregà? Guarda che lo faccio giusto perché sei un amico, sa? Oh, trattamela bene, non me la maltrattare, eh? Beata! A Beata! Sei te, Beata? Sei te, Beata? Beata! Che siete, Beata? Boh. No, no, non ci aver paura. Mi metto qui per un po', poi me ne vado. A Beata, sta tranquilla. Te rispetto, ma che me frega? Mica male, gli manca la parola, poverella. Sì, un'altra due tre volte. Ti piace Rognoncino? Domani te lo mangiamo.
Vaglie, fattene qua, vieni! Oh, non me la stravazza troppo, trattamela bene, eh! Belli coglioni tosti che sei, a chiavoni. Mamma tua, credo che siete nanno in ginocchione, e poi se mise l'angeli a pregare, bella d'avesse fatta come il sole. Chi è cotto? No, non me va, magno tutti. Sette bellezze c'ha da vena donna, prima che bella se possi chiamane, carta deve essere senza la pianella, e bianca e rossa senza la lisciane. Larga de spalle stretta, in centurella, quella se può chiamare una donna bella. Ce pensi che domani a quest'ora se troviamo al cospetto di Dio? Ah, strunzo, sei proprio un pecoraro, sa? Ma che so cose da disse questo? Ma pensa una cosa più allegra, no? Lo sai, io da quando sono nato non ci ho mai pensato a Dio. Manco io. Abbiamo fatto male però, ce lo sai. C'ho una fame, c'ho pure io. Se non si sbrigano a massaggio, qui se morimo di fame tutte e due, li mortacci loro. Tu mangeresti in pezzetti nero ognoncino, eh? Speriamo che Cristo quando ci vede chiude un occhio con noi. Ah, capirai, ci sputerà in faccia. Ah, mammone, io ce l'avevo un amico, che l'hanno ammazzato come noi, però no impiccato, gli hanno proprio tagliato la capoccia. È l'unico morto che ho visto io, mamma mia, c'avevo una paura. Eppure quando ho visto mi è venuto da ridere. Si chiamava Costino, era un fio della mignotta. Bagnate, bagnate, riportaggi vostra. Scusa, così faccio la panza piena. Ma io non ci credo che un uomo può stare 4 giorni senza poter mangiare. Scusa, così mangiavemo con te. Ah, fate conto, uno che non c'ha più sordi.
si è bagnato tutto quello che il suo loro padre gli aveva lasciato. Ammettiamo che c'ha sti difetti, va con le mignotte, gioca al gioco, si embriaca tutte le sere. A lavorare non è buono, non c'è né arte né parte. È pieno di buffi fino a qua. E al momento che nessuno gli fa più credito, come fa a mangiare questo? Ma che ne so io? Scusa, così mangiavamo con te. La vigna dei coglioni. Fatti. Scusa, Costin, ci avevo con te. Aiutati che Dio t'aiuta. L'ho capita tardi, ma l'ho capita. Era una pecora smarrita. Occupato. Un po' di tempo che ti osservo che vieni nella mia chiesa. Grazie, grazie. Che mestiere fai? Niente. Mio padre e mia madre mi sono morti da poco. I parenti mi hanno mangiato tutto. Ma, povero ragazzo. E come tiri avanti? Ma erano già a fare servizietti alla gente. Un po' a questo, un po' a quello. È una vitaccia. Già. D'altronde che ci posso fare? Dio ha voluto così. Io me l'ho segnato sua santa volontà. Forse sarà per il bene dell'anima mia. Senti, e se io ti procurassi un lavoro da cameriere, di uomo di fiducia, presso un signore solo, tu accetteresti? Magari, accetterebbe subito, pure se è una fortuna che non mi merito. Il servo che c'avevo prima è andato al paese. E se tu sei disposto, io ti assumo al posto suo. Padre, voi mi aprite la strada del paradiso. Forse non sarò tanto pratico, su. Ma obbediente e fedele come un cane. Su, figlio, povero ragazzo. Agostino, senti un po', sei poi più visto quella bella dottorella che venne qui a confessarsi 2 settimane fa? Ma chi? Si è fatta più viva. Chissà perché. Don Lupo, voi ci sapete troppo fa. Gli avete toccato il cuore e mo non c'ha più colpi da confessare. Peccato, era tanto carino. Don Lupo, se permettete domani ve ne presento un'altra, l'orfanella dei 16 anni.
a vederla in amore. Certo, lei c'ha proprio bisogno di una guida spirituale. Per resistere a tutti questi giovanotti che girano attorno dalla mattina alla sera. E brava così. Portamela qua. E vuol dire che ci penserò io a darle dei buoni consigli. Certo, Vorella non se la passa bene. E voi sapete dalle poche la miseria è una cattiva consigliera, specie per queste ragazzette. Cercherò di aiutarla, per quanto le mie possibilità finanziarie me lo consentono. Poi magari le farò avere dei sussidi. Bravo, dalle poche, siete proprio un santo. Ce lo sai che sono una vedova con quattro figli? E che mo vuoi dargli a me? E che ve posso fare a sora lui? C'è una figlia la più grande, è una moretta con gli occhi neri neri neri, ingenua ingenua. Se smaliziera a cortè? C'ha due sisette così. Ho capito, la volete offrire. Che c'entra, gli voglio trovare un appoggio, Don Leopardo fa tanta carità. Vabbè, fatemi avere, e se merita ne parlo con Monsignore. Sortite un po' fuori, ragazzi, su, andare a giocare per strada. Bella di mamma tua, sei tutta spettinata. Mettetevi una mano sulla coscienza, guardate un po'. Beh, fatemi vedere che stanno a fare qui i ragazzini là di fuori, scusate, eh. Fammi un po' vedere ste sisette, se so come dice tua madre. Alzo, tu ma che fai? Non far arrabbiare tua madre. Ah, è Piscio d'Angelo. Burbacchiotto. Ti sopporto perché sei tanto intelligente. Bontà vostra. Allora di, c'è qualche novità? Nessuna, monsignore. Ma che monsignore, monsignore? Cos'è che sono un semplice prete? Perché voi non ci tenete, se no voglia. Non ci tengo perché non ci ho bisogno. Ma accontento così. A proposito, hai dato quei 20 scudi alla figlia della signora Luigi? Fatto, fatto. Ah, e non torna? Come no, fra un po' vediamo sbucare. Ah. Caruccia, eh? La dovranno chiamare subito? No, non importa. Senti un po', hai notato niente di nuovo da queste parti? No? De che, monsignore? E quella bella ragazzotta che sta sempre vicino alla porta della bottega, qui, vicino alla canonica. La moglie d'Orzarolo. Ehi, è sposata? Sì. Mi pare tanto giovane. È una decina di giorni che è sposata. Ah, ci avrà già il suo confessore. Boh, credo di no, è arrivata adesso dal paese. Mi piacerebbe conoscerla. Ci passano a parlare. E il marito? E il marito? Che c'entra il marito? È sposo novello. Questo non so difficoltà. Lo credi? Le donne che hanno i mariti gelosi hanno sempre bisogno di buoni consigli. Volpone.
Santa Virgo Virginu, ora pro nobis. Mater Purissima, ora pro nobis. Santa Maria, ora pro nobis. Ora pro nobis. C'è qualche novità? E come? E di che aspetti? Ho parlato con Zarola. Madre Cristi, ora pro nobis. Madre Divine Grazie, ora pro nobis. Lei e il marito parlano di Colombo, di Tortorelli. E beh? Invece... E invece che? Niente. I genitori di lei gli avevano promesso 2000 scudi di dote. Lo sposo si è fidato e poi non gli hanno dati più. Lui tutte le sere io ora in faccia, lei è disperata. Allora io gli ho detto, che so 2000 scudi per voi? Allora lei ha... Madre, io ha... Insomma, ho convinto a venire da voi. 2000 scudi, però... Ce vale, è il più bel pezzo di carne di Roma. Ah, sì? 2000 scudi, non c'ero liquidi. Quando io ho parlato di voi, mi ha detto pure che è simpatico. Simpatico? Sì, simpatico. Allora vuol dire che è disposta a venire con me. Giovedì, il marito va fuori Roma e lei approfitta per venire qui a confessarsi. 2000 scudi, ma... Ah, d'accordo, gli do conferma. Eh sì, facciamo quest'altra opera di carità. Bella tu sei qual sole, bella tu sei qual sole, la. Entra, vieni. Non aver paura, è tutto chiuso. Non ci può vedere nessuno. Toglierti questa roba di dosso. Ah, già, hai ragione.
Agostino. Mammù, guarda quante stelle. Sembra che ci stanno a pià per culo. Povero Agostino, mi viene da ridere. Manco per 3 giorni ci ha potuto fare la vita con tutta quella grana che aveva fregato. Oh, da paura gli sono diventati i capelli tutti bianchi. Poraccio. Allora, Agostino, ti vuoi confessare? Vuoi chiedere perdono a Dio? Da Bernardì, che davanti al patrono ci voglio manna bello, ci voglio manna. A Bernardino, a proposito del Dio, senti se ti piace sto fatto. È bello, Didi, attacca. Oh, io mo te la racconto, poi se a te non ti piace, sputaci sopra. Lui si chiamava Peppe Bell'Uomo, prima era quasi un signore, c'aveva una bella casa e poi commerciava con i cavalli, comprava e vendeva. Vieni bello, vieni, che tocca a te, vieni. Oh, ma che è finita qui, non parli più? Beh, per fatta a breve, per causa di sta donna, che ci aveva avuto pure un sacco d'amanti, lui si era magnato tutto. Era costretto a far senzale dei cavalli. E che ci guadagnava? Capirai, lei c'aveva una gola.
La Margherita, io non ci ho più ancora di vederti soffrire così. Tu sei giovane, sei bella, te lo trovi subito un altro che te sei via e te fa fare una vita più cristiana di questa. Io non te capisco, ma che c'hai in testa? Io senza te non posso vivere. E così neanche. Quindi ho deciso. Io mi ammazzo. Ah, scemo. Perché? Pensi che possa rimanere al mondo senza di te? Per forza, Margherita. Per forza. Ma vedi a che punto ci siamo ridotti. Non so più un uomo io. Vabbè, allora se hai deciso così, moriamo assieme. Ma che sei scema? Tu devi vivere. Tu devi vivere, Margherita. Perché? Pensi che non c'ho il coraggio di ammazzarmi con te? Piuttosto che perderti, farei tutto. Tutto? Sì, tutto. Come sarei disposta a ammazzarmi con te, sarei disposta pure... Seguita, seguita. Come faccio a parlare se mi guardi così? Mi metti paura? Allora finisci quel discorso, tanto può di tutto. Se ti fa piacere, sei sempre padrone di una città e se quello che te dico t'offende, ammazzami. Parla, dai. E se trovassimo uno che ci dassi i soldi per campare? Se non vuoi, morimo subito. No, subito no. Abbaccalà, vieni qua, famo l'amore. E chi è questo uomo? Chi è? Celestino Paoletti. Il macellaro? Sì. Quel vecchio bavoso. Perché? Che ti dispiace? Vieni qua. Vabbè, Margherita, vabbè. Famo come dici tu. Grazie. Tanto lui è ricco. Ci aiuta tutte e due. E io dovrei far finta di niente? No, al contrario, vuole il consenso tuo. Che io devo firmare un contratto? Beh, vuoi essere sicuro, lui di te c'ha paura. Lo credo. Se vi avessi trovato insieme, vi avrei scannato a tutti e due. Amore. Amore, è proprio vero, sa. Dio fece la cresta alla gallina e al gallo lo spazio. Fece per una donna il cappello all'uomo per come torna. Ah, mammo, è che il frate, mortacci loro come si sbrigano. Figliuolo, sono venuto a prepararti per il grande viaggio. Oggi stesso sarai al cospetto di Dio. Celestino Paoletti era un uomo sulla sessantina che ancora gliela sfangava. Ci aveva il naso. Gli piaceva da mangiare e da bere. E a intigne. Insomma, sono misero dentro casa e formarono una bella famigliola. E la facevano pure papale papale. Sì. Insomma, dormite, sa, dormite, fate un altro giorno. Che bellossina ammazza. Salute, alla salute. Alla vostra. I galantomini sono ciechi d'un occhio. Chi vive senza onore muore senza vergogna. Oh,
A tavola non si parla dei morti. Bernardì, ma chi ci avesse mai detto? Ah, mammo, lo sai che mi dispiace che ti ammazzano? E magna oggi, e magna domani. Perché non gli ammollava più come prima. Allora non fregava più? Ma sì, fregava, però non era più Peppe di una volta. E Margherita un giorno glielo disse. Ah beh, non ti sento più, non sei più come prima. E lei se n'è trovato un altro. Bravo, un pischello che c'aveva una nerchia. Mo non te posso far segno, perché sti boia m'hanno legato. Sciuro. Oggi va bene, domani chissà. Quanto sono belli l'omeni, moretti, e specialmente quelli giovanotti. Come te, quelli giovanotti. Le fanno innamorarli soli occhietti, zompa e balla e non ci pensa. Dirindindella, dirindindà, beata che c'è l'amore, le baci e dà. Tanto me l'immagino come va a finire. Tu non ti immagini proprio niente. Che vuoi scommettere che non te l'immagini come va a finire? Ma che te vuoi scommettere, mortacci tua? Buongiorno, Successi. Chiamo il fresco, eh? Ti aspettavo, te devo parlare. Al vostro comodo, andiamo su e parliamo quanto ci pare. No, su no. Queste sono cose che se dovevamo sbrigare tra uomini. Le donne non c'entrano. Avete cenato? No. Andiamo a mangiare un boccone fuori da porta. Andiamo. A sora mamma, che ci avemo da mangiare oggi? Quello che volete, che ci penso io? Fate voi. Quando parlo con te sempre un momento, e tu tanto mi torni assai tanto. Se vuoi far l'amore con me, dove vai lo voglio sapere. Se vuoi far l'amore con te, che mai mi avrebbe dato te. A salute. A tua. A vostra. A sua me, ma sta bacchio, quando arriva? Bisogna sbrigarsi, sennò Margherita sta pure in pensiero. Forse. Hai fatto bene a dir forse. Perché ho fatto bene a dir forse? Perché credo che c'è chi la conforta. Quando è sola. Ma compà, avete detto una cosa un po' grave. Forse è scappata senza pensarci. Io non sono abituato a dire cose a vanvera. Ci mettereste la mano sul fuoco, che Margherita ci mette le corna. Vi ringrazio di avermi avvertito. Era dovere mio. Thank you.
Che mi consigliate di fare? Prima di tutto tocca cogliere un fragrante. E dove? Via con me. A sora mamma! Una sera ho sentito dei rumori in camera tua e pensavo che fossi tornato tu. Ho bussato e nessuno ha risposto. Allora ho spiato e ho visto il ragazzo che usciva quattro quattro e se ne andava mezzo nudo. Si vede che si sono sospettiti. E la seconda sera si sono dati convegno fuori, sti zozzi. Se ti serve una mano, è caqua. Grazie. Ormai io e te siamo legati per sempre, per la vita e per la morte. Per la vita e per la morte. Mannaggia la merda, l'acciacco sempre. Mannaggia. Ma non ci potevo stare io quasi al posto vostro quando l'avete visto. Avrebbe ammazzati tutti e due, come tu cani. E perché tutti e due? Lui solo deve morire. E lei, qua la troia. Lei no, la famiglia nostra non va distrutta. Ecco, è qui che vengono. Per giorno appresso, sul consiglio del vecchiaccio, Peppe Bellomo fece finta da partire e d'annà al mercato avvenne i cavalli. Allora la troia, cura cassetto subito al prato. Ma qui stanno ammazzati, ci stanno ammazzati davvero. Era una bella mattinata d'estate, quando si sente quel bel profumo di campagna e c'è tutto quel silenzio e si sente da lontano la voce della gente che chiacchiera e canta, e quando c'è quel bel cielo azzurro, azzurro e quella bell'aria. Ah. Capirai. Ma che cavolo è? Ma niente, eh sì, chi da dai? E lei diventò matta fissata e la portare in manicomio. E dopo un par di giorni ci stennette le zampe. E i due compari, giustiziati e condannati a morte come noi, impiccati tutti e due. Beh, t'avevo detto che ce lo sapevo come ne finiva, affanculo. A stronzo, non hai capito proprio niente, non finisce qua. E come finisce? Celestino, ti voglio fare una domanda. Preferisci essere qui come sei oppure ancora vivo giù sulla terra? Qui, signore, nella gloria del vostro regno. All'inferno. E tu, Peppe? Qui, qui, pure io nella gloria eterna del vostro regno. All'inferno. E tu, Margherita? Qui, senz'altro, signore. Come loro, nella gloria eterna del vostro regno. All'inferno. E tu, Piuccio? Ecco, sulla terra, mi vorrebbe godere un altro po' la vita, che ma so goduta così poco.
Scusatemi, signore, mica ci vorrebbe stare sulla terra da cattivo cristiano. Crederei in voi, vi pregherei. A me piacerebbe andare in giro, a bere, a mangiare e a divertirmi. Eppure... In paradiso. Ha 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 ha